Sei mesi fa è stata insignita della medaglia Galileo Galilei dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il Galileo Galilei Institute. Oggi la fisica Cassinate Alessandra Buonanno sale sul tetto del mondo. È la prima ricercatrice italiana e la seconda donna in assoluto a ricevere la medaglia d'Iraq, uno dei più prestigiosi premi scientifici internazionali che viene assegnato dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus-Salam. Con l'assegnazione della medaglia d'Iraq annunciata qualche ora fa, si riconosce ad Alessandra Buonanno il suo prezioso contributo nello studio delle onde gravitazionali, in particolare nell'analisi dei dati raccolti dall'interferometro LIGO e nell'accurata verifica della teoria della relatività elaborata da Einstein. Originaria di Cassino, figlia di Pompeo Buonanno e Tommasina Rossini, Alessandra si è diplomata al liceo scientifico Pellecchia prima di cominciare il suo percorso accademico a Pisa. Da lì la sua vita è stata completamente spesa a favore della scienza e della fisica. Oggi lavora in Germania, nell'Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale di Potsdam. Il premio oggi ricevuto dalla scienziata Cassinate è intitolato al fisico britannico Paul Dirac, premio Nobel per la fisica nel 1933 e tra i fondatori della teoria quantistica. E per l'anno 2021 è andato ad Alessandra Buonanno e ai colleghi Thibaut Damour, Franz Praetorius e Saul Tekolsky. Con il francese Damour e il sudafricano Praetorius, la fisica Cassinate il 15 febbraio scorso ha condiviso anche un altro traguardo, la medaglia Galileo Galilei per il contributo eccezionale al progresso delle ricerche in fisica teorica.